l'Emilia Romagna è forte grazie agli emiliani e ai romagnoli. Al testa. Grazie. A Claudio Posini del Comitato Val di Zena. Della Val di Zena, la Val di Zena è qui vicino, è un territorio. Eccoci di nuovo in diretta, finalmente riusciamo a prendere la linea, siamo praticamente nel retro del palco improvvisato che hanno preparato gli organizzatori su praticamente un rimorchio, come vedete, di un... tante situazioni. C'è anche Castel Bolognese qui presente. Proviamo a sentire. Signora, quanti cartelli vuole tenere in mano? Ho solo due mani, se no ne metterei ovunque. Da dove viene? Capiscono, tanto non capiscono, da Sant'Agazzo sul Santerno, ma siamo tutti insieme e vogliamo tutti la stessa cosa, della sicurezza e basta. E che pagate quello che ci dovete dare. Lei naturalmente dice le stesse cose, rimborsi. Non ho capito cosa ha detto la mia amica. Pagate quello che ci dovete dare. E questo è le promesse, mantenere le promesse. Sono venuti dicendo il 100%, è arrivato lo 0%. Quindi sia da terra ha fatto le passerelle che dall'elicottero. Ma non abbiamo visto niente. Niente. Politici e fango, lei scrive. Esatto, perché è la pura verità. Non gliene frega niente dei cittadini. Fanno quello che vogliono, in un anno e mezzo quattro volte l'alluvione e nessuno si è mai preoccupato, i fiumi sono una vergogna, gli argini sono distrutti e noi siamo qua a soffrire per quelle teste che ci mungono di tasse tutti i giorni. Da dove viene lei? Traversara di Bagnacavallo. Quindi sa bene qual è la situazione? Esattamente. Quattro... La sua casa si è salvata o no? No, sott'acqua quattro volte. Signora, da dove viene? Comitato di Villanova? Villanova di Bagnacavallo. Com'è la situazione? Da paura, tutti i giorni è un incubo, finché non sistemano il territorio, non ci danno la sicurezza di vivere in pace, non possiamo stare tranquilli. Abbiamo molte richieste, come vedete, simili, collegate, richieste di tranquillità, richieste di rimborsi, richieste di intervenire. Sentiamo adesso anche, se riusciamo, gli agricoltori, ecco qui alluvione maggio 23, alluvione settembre 23, la maglietta chiarissima, presto, ricordo che è tardi, abbiamo paura, l'abbiamo letto e riletto. Sentiamo anche gli agricoltori, cosa portano gli agricoltori oggi qui a Bologna, quale richiesta? Allora, ormai diventa una priorità la messa in sicurezza del territorio, perché attendiamo ancora i rimborsi, è vero, e anche questa è una cosa vergognosa, una pagina vergognosa, ma oggi, dopo tre alluvioni in 17 mesi, se non mettiamo in sicurezza il territorio, dove dobbiamo reinvestire? Da un'altra parte. Quindi la richiesta di sicurezza del territorio. Ormai è diventata una priorità, perché dopo tre alluvioni in 17 mesi, e ci sono le responsabilità, dopo l'ultima alluvione si è visto quali sono i problemi, la non pulizia dei fiumi, questa è diventata la priorità assoluta. Il problema è che parte dalla collina però. Parte dalla collina, ma il fiume sfocia fino al mare, abbiamo visto a Traversara, abbiamo visto il segno a Cotignola, ha rotto dove? Poco prima aveva un punto di incaglio dove c'era la vegetazione, dove tutta la legna che è rimasta dentro l'argine si è praticamente appoggiata lì e ha fatto da diga. Legna che avete portato qua a Bologna consegnando all'Assemblea Legislativa. Praticamente è stato un atto simbolico per far capire che è ora di fare, non più di promettere. Grazie. Continuiamo la diretta, ancora qualche istante, poi inizierà la manifestazione ed eventualmente sentirò con la redazione se sarà necessario intervenire anche durante la manifestazione, anche se i concetti li abbiamo chiaramente sentiti tutti, le richieste sono abbastanza sintomatiche, questo, come dicevo, è il palco, tutto è pronto, non so se riusciamo ad avere un'altra immagine della situazione da dietro il palco, faccio tutto in presa diretta, ricordo che siamo in diretta da Bologna, Piazzale Aldo Moro, sede della regione Emilia Romagna, dove gli alluvionati si sono radunati per una manifestazione pacifica, molto semplice, molto chiara, ecco vedete sono dietro il palco. Adesso... È un territorio bello ma che avrebbe avuto bisogno di manutenzione. Guardate che le cause ormai tutti le condividono, anche le istituzioni. Quali sono? Decenni di mancata manutenzione. Anche a causa di ponti con arcate occluse da decenni. Queste le cause.
abbiamo chiesto con PEC e anche con lettere di diffida nell'assenza di interventi seri per la messa in sicurezza del territorio e le responsabilità